l'onorevole Luigi Di Maio, ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali, che assumerà anche le funzioni di vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Grazie Presidente, grazie.